Hey, ben ritrovati da Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Oggi un nuovo evento con Shogunian del futuro ed è l'evento, se non sbaglio, punito, ovvero quello del golf, che l'ho odiato un bel po' la prima volta che ce l'hanno presentato. Non sono proprio un grande fan di quel genere di evento, ma ce lo facciamo andare bene. Voglio dire, Shogunian del futuro è sempre Shogunian alla fine. Quindi direi un attimino di andarci a vedere i regali che ci sono. Sì, evento del golf è simile all'evento Fionda, con la differenza che però è golf e non Fionda. Tutto qui. Ed io mi sono munito nello scorso evento con la Fionda di tante bibite, e quindi posso affrontare con più scioltezza questo evento e magari provare a prendere proprio Shogunian del futuro. Abbiamo anche... ah, ma qui prendiamo Rinne? Prendiamo uno Z, ok. C'è anche Karuma. Una moneta tripla S, quindi un tripla S assicurato. Ok, ci sta. Abbiamo anche degli yokai speciali, uno dei quali ce l'ho, quindi non mi interessa. Beh, sì, l'evento non è male per quello che offre, però per il resto è passabile. Quindi c'è anche l'evento della moneta Nyambo, che per prenderla bisogna battere vela nera senza perdere, mandare 30 spiriti agli amici, fare 200 energy max, scoppiare 40 sfere bonus e fare un punteggio di 300.000 nell'attacco al punteggio. Sì, ho dovuto vederlo perché non mi ricordavo. Per questa missione poi abbiamo, vabbè, il solito conquistare le stelle, le challenge che sono intuibilissime, tipo per esempio rimani con almeno il 10% dei punti vita nello stage 3. E quanto sarà difficile! Sì, le solite, poi tutte quante con i punti vita a quanto pare. Sconfiggi certi stage solo con il rango S senza usare continua. Vabbè, fattibilissima anche questa. Ah, ma quindi è lo stage quello di Shogunian del futuro? Perché fai 30 combo nello stage di Shogunian del futuro. Ok, fattibilissimo. Ah, ma ci sono altri stage, quindi quando ti compare uno stage particolare... ok, devi fare questa challenge particolare. Vabbè, poi per i nomi ve ne accorgete, insomma, bene o male, ve li scrivete e poi ve li ricordate quando andate a fare appunto la missione in quello stage specifico. Quindi vediamo innanzitutto quali sono le quest, quelle che appunto si devono completare, che ci vengono date da questo libricino qui, che non sono ancora pronte, ma si possono comunque sapere quali sono. Completa lo stage 1, batti il boss dello stage 13, vinci 5 round contro Karuma, che sarebbe la tizia o il tizio con i capelli rossi e bianchi, Todoroki, sconfiggi il livello segreto numero 3, sconfiggi il boss del livello 45 senza usare continua, vinci 20 volte contro Karuma e gioca almeno una volta nell'attacco al punteggio, che spero sappiate come si faccia. Gli stage segreti, come avrete appunto capito, sono 3 e si aprono con... per il primo stage segreto dovete realizzare un puni di dimensioni 27 nello stage 9. Per il secondo collegate almeno 12 puni di fila nello stage 23. Totalizzate invece un punteggio di 1 milione per aprire il terzo stage segreto nello stage 39. La cosa bella di questo evento è che ci sono, oltre allo stage di Shogunian che si trova nello stage 46, ci sono altri 4 stage, che sono quello di Senilfiore ringiovanito, Gilgador femmina, il pesce rinato che non ricordo bene il suo nome, e anche Barbademone, che abbiamo visto un paio di eventi fa. Comunque sia, completiamo intanto il primo livello e vediamo questo punito event. Non è che lo odio, ma non mi piace, come ho detto appunto, è troppo preciso, devi tirare bene con... non è per me. Ovviamente poi andremo anche a fare qualche slottata, perché non è un video di Andrea Link se non ci sono delle slottate alla fine. Eccolo qua che si presenta in tutto il suo splendore. Non so se è maschio o femmina, ragazzi, davvero non si capisce. Ma non è importante. Andiamo, va. Oddio, potrei farlo completare anche agli altri account il primo, ma non si può perché il gioco ti obbliga a farlo e non si attiva neanche tra gli amici il fatto che tu stai affrontando uno stage del boss, del mini boss, quindi beh, non è che ci possa fare poi molto alla fine. Dovrebbe andare bene. Yes, età, perfetto! Insomma,
Spero di trovare almeno uno yokai di questo evento che mi aiuti a superare questo boss. O anche il boss più importante, perché ragazzi ce n'è bisogno davvero. E a quanto pare il boss di questo evento è Rinne, che abbiamo già visto in passato, e non Shogunian del futuro. Shogunian del futuro è solo uno che sta qui tanto perché ci deve stare. Il consiglio che vi do io è di iniziare a fare qualche livello, poi di aiutare tantissimo gli amici, perché in questa maniera potete potenziarvi i punti yokai che ricevete, il tiro e il danno che fate. Quindi appena avete un amico in difficoltà, aiutatelo e cercate di prendere tutti quanti i bonus che potete. Ecco qua Rinne subito, affrontiamolo subitissimo. Costano un pochino, ma la velocità non c'è qui perché è diverso dall'evento fionda, quindi spenderete meno punti amici. Aiutate gli amici e prendete punti per appunto le ricompense di punti e danno. Fatelo, che vi aiuteranno tantissimo. È marginale, ma fatelo. Ovviamente qui Rinne non si può prendere. Mi hanno aiutato a fare questo evento facendomi 2104 punti danno. Grazie a chiunque sia stato, ma posso immaginare chi è, perché c'è solo uno che mi aiuta di continuo. Comunque, prendiamo anche la prima ricompensa. Un succhino, ci sta tutto quanto. Un succhino. Ah, mi sono reso solo ora conto di quanto possa suonare male. Spero almeno uno yokai dell'evento. Almeno uno devo assolutamente ottenerlo. Ah, eccola qua. Poi c'è anche sempre quella a pagamento, ma no. Vai. Ah, chance swap? Speriamo. Speriamo che davvero ci sia la possibilità più alta, che no fa come tante volte che è scammata, poi dopo ti ridiamo i punti perché non era vero. 2, va buonissimo. Oh, oddio, sì, doppia S. Ah, c'è anche lo zombie lì. Questo però mi sa che non è dell'evento. Ah, invece sì, è dell'evento quella specie di Farscus. Mi dà quasi 600 punti bonus di danno contro Karuma. Quindi topperoni. Almeno uno l'ho preso. Perfetto. Facciamone un'altra. Purtroppo questo evento anche è uno di quegli eventi che non è facile farmare. E spero che il prossimo sia non Scramble, ma penso che sarà uno Scramble e quindi non proprio facile far... Ma quanto? 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 Dracula Doji e questo mi dà 2750% in più di danno contro Rinne, lo yokai appunto boss di questo evento. Perfetto, perfetto, non ho bisogno di altro. Subito in squadra questi due, anzi prima li potenzio con le sfere e gli aumento di un paio di livelli di Energy Max. E questo qui? Cavolo, si sta arrabbiato questo. Wow raga, due slottate da paura, perfette. Questo evento, nonostante sia un evento golf, mi ha riservato delle belle sorprese. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!